Dalla lontana Finlandia, dove tutto è nato, torna una nuova edizione dello sport più divertente e liberatorio del momento. Telefonini che librano nell'aria per decine di metri, regalando, anche solo per un giorno, un momento di sfogo. L'evento, ormai diventato tutto italiano grazie all'imprenditore comasco Massimo Galeazzi, che lo ha brevettato per l'Italia e per l'Europa, ha avuto luogo il 1 maggio a Porto Sant'Elpidio con la prima tappa dell'attesissimo campionato nazionale del lancio del telefonino. E ho ritirato circa 5.000 telefonini all'asta e da lì ho iniziato a fare il campionato di lancio del telefonino. Questa siamo alla quinta edizione, è la prima gara del 2013, sono già in migliaia qua in fila per giocare a questa tappa. È totalmente gratuito, tutti possono partecipare, giovani, bambini, vecchi, di tutte le età, giocano, si divertono e diventa anche proprio uno sport a tutti gli effetti. Ma è divertente, faccio divertire le persone, lo faccio senza scopo di lucro, faccio divertire, mi diverto anch'io, che dire, basta lanciare e provare. 3.000 spettatori e 1.200 concorrenti, tra i quali anche il vincitore dello scorso anno, Francesco Faraia, informatico di Rieti, che ha tentato, senza successo, di battere il suo record italiano di 71,11 e il record mondiale fatto da un finlandese, tale Ere Karjalainen, che ha lanciato l'apparecchio a 101 metri. Quando uno tira normalmente utilizza una leva sola, che è quella del braccio. Io diciamo che con le gambe, con la schiena, con il braccio e il polso uso quattro leve. Stile giavellotto. Esatto, però il discorso è la difficoltà è sincronizzare bene tutti questi quattro movimenti. Non è sempre una scienza esatta, insomma. L'altro anno stavo qui a Porto Sant'Elpidio perché abbiamo una casa e casualmente mi sono trovato a fare questa gara. È solo una questione di tecnica. Se vedete ci sono tante persone grosse e muscolose che magari non arrivano a 40 metri. Prima un ragazzo ha fatto 53 metri, quindi. Dopo la prima gara marchigiana, il campionato nazionale si trasferirà in Sardegna il 23 giugno a Quartus Sant'Elena, in Sicilia e in Umbria.